Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Clash Royale qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E se oggi pomeriggio verso le 3 volete almeno un'oretta di live con me per vedere un'altra sfida di quelle che ci sono oggi, ditemelo qua sotto nei commenti ragazzi, voglio vedervi attivi. Allora, una cosa importante, oggi doveva essere il video di gruppo, l'abbiamo registrato ma abbiamo avuto problemi e infatti una buona parte del video uscirà senza l'audio di Isengard e Qwynfer, quindi non ve l'ho messa, la rifaremo sicuramente in giorni a venire, erano comunque minigiochi di Santa Seis. Se volete rivederli mettete qua sotto hashtag Minecraft e io vedrò di cercare di riportarli in qualche maniera. Allora, andiamo avanti, già mi sono preso tutti i bonus e già ho fatto un test del nuovo evento perché volevo vedere prima come funzionava. E oggi andiamo a fare esclusivamente lui con la carta nuova Fantasma Royale e vediamo che cosa riusciamo a fare. Unisciti! Non sono andato bene tanto alla prima, speriamo a questa va un po' meglio. Ok ragazzi, cominciamo con questa nuova sfida. Ok, il mazzo viene scelto da loro. Non è una buona cosa da un punto di vista, eh? Allora, potrei fare un gioco iniziale abbastanza tranquillo. Ok, potremmo fare una cosa del genere a questo punto. Ok, l'abbiamo confuso. Lo stiamo attaccando alle spalle. Ottima azione. Adesso dove covererai? A sinistra o a destra? Ti ho dato una brutta scelta, vero? Ok. Direi di farla attaccare qua e poi fare così. Vai. Levamoselo di mezzo. Ok, uno l'abbiamo devastato e levato subito. Oh, miseria, abbiamo già quasi vinto. Siamo seri? Ah, ma allora io vado direttamente sulla base. Vediamo un po' se ci va. Mi sa che va sull'altra torre però. No, sta andando sulla base diretto, regà. Forse abbiamo già vinto. Mamma mia, forse abbiamo già vinto. Abbiamo vinto! Così diretti, siamo fighissimi. Dai, regà, ce la possiamo fare. Abbiamo iniziato benissimo e in modo velocissimo. E questo è un mazzo che invece non so usare molto bene. Ok. E non iniziamo neanche bene con le carte. Facciamo così. Carigone. Ok, fa carigone contro carigone, quindi niente di eccezionale. Ok, mortaio al centro in difesa. Guarda che sta a fare la stessa cosa lo schifoso. No, ma fregato, ho fatto lo sbaglio io. Ho evocato la carta in maniera sbagliatissima. Ok, adesso prende danni dalla torre e danni dal mortaio. Non sprechiamo Elisir. Perfetto, non l'ho sprecato per niente. Il suo sta per sparire e questo è ottimo. Allora, sinceramente dovrei giocare più lento, più difensivo e meno a spreco. Ecco, lui ha evocato diretto invece, il maledetto. Ok, mettiamo un po' di cover. Vai così. A sto punto, mentre loro saranno distratti dal grosso, io vado a destra e attacco invisibile per un periodo di tempo. Va bene. Anzi, mi è stato pure più utile sta cosa. Fantastica. Il problema è uno solo, che adesso quello muore e quei quattro cosi passano. No, hanno preso botta. Bene. Qui stiamo nei guai però. Allora, uno riesco a fermarlo, forse anche due. Mamma mia, che fortunello. Non ci credo, sto giocando quasi, quasi, e ripeto quasi bene, non voglio esagerare. Ok, per ora stiamo in vantaggio di una torre e mezza. Aspettiamo ad evocare. Potrei anche fare sto gioco molto bufu. Vai. Perfetto, ho distratto quello lì. Diamo il tempo di metterci in difensiva da questo lato. Va benissimo così. Addirittura metto doppia ondata di barbari. Ho fatto lo sbaglio della vita però, mi sa. Vediamo un po'. Forse abbiamo sbagliato male male. Vediamo un po', no. Ci è andata abbastanza bene, posso dire. Mica tanto, la torre ce la sta a fa comunque perché io non sto difendendo per niente. Perché Mordug e Nab non difende, giustamente, te pare? Ok, sembra che stiamo reggendo e gli stiamo facendo la seconda torre. No, questa viene buttata giù, mi sa. Sì. Ok, stiamo due torri a una. Adesso il mio unico obiettivo è riuscire ad attaccare quella base. Con tutti i nostri barbari che possiamo evocare. È la peggio, raga.
Vai di cattiveria, Rascione. Rascione verso la vittoria. Dai, no, non abbiamo retto. Però abbiamo vinto. Abbiamo vinto 2. Miracolo. Non ci credo, Mordu che vince 2 partite già. E ne facciamo una terza e vediamo cosa succede. Carte che non so usare. Quando avviene questa cosa è un problema. Allora, lui parte diretto molto aggressivo, devo dire. Allora, facciamo così. Così li faccio diventare visibili e poi li pigliamo a botte. Da un po'. Forse era il mio scopo e ci sono riuscito. Vai. Perfetto. Ho sfruttato una tecnica abbastanza brutta, però ha funzionato. Ha funzionato abbastanza bene, dai. Allora, l'invisibile sta andando all'attacco. No, non ci va più. Peccato. Poteva essere un'ottima tecnica. Metto il pecca centrale, così confondo il mio avversario. Però lui ha messo pure il coso là. Potrebbe essere un gran problema. Riesco a ucciderlo prima, probabilmente. Vediamo se riusciamo a tirare un colpo a quel coso prima che ce l'ammazza. Vai, un paio di colpetti, un altro. Perfetto, l'abbiamo eliminato. E questo è già un bene. Ok, proviamo ad andare Demastio. Demastino, Demastio, che è il mastio? Pure lui va Demastino però. Allora, il nostro è partito prima, quindi qualche attacco lo riesce a tirare, forse. Il mastino è un grosso problema, raga, ma veramente grosso. Allora, riusciamo a distrarlo per un attimo, ma la vedo veramente dura, perché l'unica carta che abbiamo per attaccare il mastino è il maledetto coso qua. È il nostro boia. Vediamo un po'. Boia, ti prego, fai un miracolo. Può farne pochi dei miracoli. Oh, miseria, ha messo due maghi. Due stregoni del ghiaccio lì. Guarda lo schifoso. Vai che te l'ammazzo col fantasma. Abbiamo retto. E adesso attacchiamo cattivi, perché lui ha sprecato prima. Abbiamo qualche possibilità forse. Rallentiamogli la torre. Però dai, prova a noi stai attaccando. Attacca quello fantasma, no? No, Ok. Direi di proseguire aggressivo a sto punto. Tanto quella torre è andata in pratica. Che basterebbe un colpetto. Peccato che non ci siamo riusciti. Ok, sto cercando di difendere da quel lato. Abbiamo evocato un pecca. Adesso ne evochiamo addirittura un altro. Facciamo proprio gli aggressive. Anzi, i difensivi a questo punto, perché lo stiamo usando come difesa. Ok, quello a destra sicuramente verrà sconfitto, quindi direi di aiutarlo in questa maniera. Sì, è stato ucciso, che peccato per un peletto. Allora, cerchiamo di... Oh, di là avanza! Di là il pecca sta avanzando, ragazzi. A sto punto gliene metto un altro a sinistra. Guardalo come cerca di difendersi. Ok, di qua sembra che ce la possiamo fare. Adesso abbiamo col gigante Royal. Bene, abbiamo vinto la terza partita. Che cosa mi state a dire? 3 vinte de Mordug. Wow. Raga, qua si continua. Qua si deve continuare. Questa era la puntata più lunga della vita, penso. Ok. Ce la possiamo fare. Allora. Già abbiamo il doppio specchio. Allora, facciamo così. Molto aggressive. Doppio fantasmino, arriverà sotto torre. Potenziati entrambi. Ah, me l'ha girati. Ok, mi ci sono messo in mezzo, però ho fatto lo sbaglio della vita uguale. Ha fatto più danni lui alla fin fine, eh. Alla fine mi ha fregato. Non sono riuscito neanche a toglierglieli. Niente, si carica. Vabbè. Mi ha tolto una torre, questa è la prima persa. Sicura al 100%. Come te fermo lì? Vabbè, non te tocco, lì non te tocco. A sto punto. Ok. Prosegue, ritornato invisibile e riparte all'attacco. Ok, vediamo un po' di potenziare. Lui no, ho fatto una cavolata. Non avevo notato la vita. Allora, cosa posso inventarmi? Devo aspettare che evoca qualcos'altro, forse no. Ha fatto i maledetti cimitero. Ma noi li fermiamo con i nostri bellissimi goblin. Allora, vediamo un po' se possiamo dargli un po' di fastidio in questa maniera. Quella carta invisibile è comoda da un punto di vista e scomoda dall'altra, perché si gira sempre su chiunque.
Ok. No, sono un cretino. Era la cimitero. Ah, io abituato col disegnino che sembra quello lì degli altri scheletrini, rimango sempre fregato con la cimitero. Anche perché io non la uso, quindi non lo so effettivamente che carta è. Ci sta difendendo la torre però la cimitero. Forse non è stato troppo uno sbaglio. Stranamente, forse l'ha utilizzata per difesa e è andata bene come difesa. Dai, vediamo un po' se riesco a utilizzarla ancora. Anche come attacco, magari. Vai col carigone, se ce la famo. Che è quel coso? No, io non l'ho ancora evocato. Porca miseria, siamo nei guai. No, no, questo ci rovina. Questo sa usare bene le carte che gli hanno dato. Io non so manco che carte c'ho in pratica. Ok. Vediamo un po' se riesco a combinare qualcosa così. Sembra che la mia difesa stia reggendo, ma un po' in modo difficile. No, no, non regge. Ne ha evocati molti di più lui. Questa è la prima sconfitta, ragazzi. Sicuro 100%. Sì. No, no, non lo fermo, non lo fermo. Non so gestirlo il coso nero, niente. E quindi andiamo a perderla. Va bene, dai. Due vinte e una persa. E si prosegue aggressivi, ragazzi. Vai. Finché non perdiamo. Questa è una puntata lunghissima. Allora, vediamo come gioca lui e dove tira prima di tutto. E il problema è che adesso ci hai lasciato un po' a buffo. Allora, fantasmino dietro. Doppio, pure tu? No, io non faccio doppio. Tu non ci hai capito niente. Ok, facciamo così. Va bene, ottimo. Penso di riuscire a difenderla, però mi sa che me la butta giù lo stesso. Ok, coverino. Coverino riuscito. Vai, adesso ne abbiamo quattro che sparano di qua. Mamma mia, l'aggressività. Guardate che roba. Wow, torre è andata giù. E mo se ne va giù pure il prince. O il cavaliere, come volete chiamarlo, insomma. Ok, quindi tu hai sprecato un sacco di energia per fermarmi di là. E io ti vado ad attaccare di qua adesso. No, sei un maledetto. Questa è cattiveria, eh. Questa si chiama cattiveria dalle mie parti. Vai così. Ti attacco col fantasmino. Hai dovuto aspettare, quindi due colpetti te li sei presi. Non so quanto te è convenuto. Ah, ah, difesa con la stessa carta. Solo che le mie sono livello 9 e le sue 10. Perché sta cosa? Ragazzi, avete notato? Questo è cheat. È maledetto cheat. Allora, facciamo una cosa molto aggressiva, vai. Ba-boom. Ba-boom. Attacco diretto. Ba-boom. Guardate che roba. No, raga, sto a rivince, non ci credo. Può essere. Ok, cerchiamo di difenderci. Mi sa che è un po' tosta difendersi qua, eh. Oppela. Anche non mi servirebbe difendere, mi servirebbe attaccare in verità. Ok, il coso invisibile sta andando all'attacco. Forse ho vinto. Forse ho vinto così. Ho vinto! A secco! La peggio. Ragazzi, io continuo di cattiveria, me frega niente. Ok, allora. Ok, lui parte col cannoncino. Io direi di fare il cattivo aggressivo. Doppio cucciolo. E vedete che succede. Ok. Però ci sta sconfiggendo male perché quello mi congela e non mi fa attaccare. Che schifosaggine. Questo mi ammazza. Questo mi ammazza quasi sicuro. Mettiamo il cannoncino qua. Ah, non ho messo il cannoncino, ho messo il coso fantasma. Ogni tanto mi si impicciano i comandi qua, eh. Può essere. Oppela, andiamo di cattiveria. Ok, goblin e goblin. Guardatelo, il maledetto come regge. Non mi ha fatto passare un attacco. Allora, andiamo così col cannoncino qua giù. Perfetto, il mio cannoncino colpisce il suo. E non viene colpito dalla torre. Ok, adesso diventano due cannoncini. Io proprio sul ponticello il cannoncino. Stupenda la cosa.
Allora, come posso gestirmela? Ok, facciamo così. I tre moschettieri. Però la torre sta attaccata perché sono nabbo, perché i tre moschettieri l'ho messi dietro. Però non è andata proprio malissimo, perché adesso faccio così. E così aggressive. Quindi il cavaliere regge i danni per i nostri tre moschettieri. Che però adesso hanno preso botte perché mi ci ha messo dietro il coso fantasma. È stata una bella tecnica la sua. E poi essere pure che ci vince così. Eh sì. Una torre me la butta giù sicura. Io provo ad andare col fantasma di là. Ok, mo cercherà di attaccare qua. A questo punto dammogli una zampa così. Guardate, ha messo il cavaliere per proteggere là. Ci riesce pure, perché io non posso fare un cavolo. Allora, ok, siamo riusciti a fare una torre, quindi moschettieri qui. Ci provo, c'è a rischio. Beh, però tu sei cattivo, eh. Allora, possiamo fare una cosa del genere. No, mi ha fatto lui il moschettiere. Siamo nei guai. Torre va giù. E io non riesco a ammazzargli i moschettieri, mi sa. No, i moschettieri glieli ammazzo pure. Il problema è che non gli posso fare la seconda torre. E lui c'ha vantaggio vita con la seconda torre là. Ok, evochiamo tutto a sto punto. Rischiamosela. Niente. Niente, cannone lì. E mo me butta giù la torre. E ce l'ha fatta. Ok ragazzi, per adesso sono a 4 vittorie. Visto che il video si sta allungando troppo, mi fermo qui. Se volete vedere il continuo e volete vedere la live, cerchiamo di arrivare almeno a 150 like per questo video. E alle 3 vi prometto che vi faccio un'oretta di live e continuiamo questa sfida specchio fantasma, che tanto dura ancora un pochino. 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Clash Royale qua sotto per ricevere un cuoricino. E ci vediamo alla prossima puntata.